cominciamo con l'angolo blu. Prego, i pugili possono salire sul palco. Delle urti d'ario, fiamme oro. Smeragliolo Umberto, fiamme oro. Piccolo Mariano, fiamme oro. Belmukatar Amin, fiamme oro. Mazzarella Cristian, fiamme oro. Gavita Bogdan, team di Palmo. Baratiri Alfonso, box Marcianise. Masha Cristian, team di Palmo. Bon Andrea, box Fiore. Boccalini Cicala, box Fiore. Moccia Rizzo Emily, box Fiore. Leggeri Massimo, team Tocci. A seguire, all'angolo rosso, Canaliere Giuseppe, team Unicorn. Sternativo Filippo, team di Palma. Romanello Giuseppe, box Fiore. Patronella Cristiana, Vivere Solidale. Masiello Ciro, Vivere Solidale. Gabrioli Andrea, Vivere Solidale. Roger Antonio, box Francavillese. Miglietta Roberto, Vivere Solidale. Di noi Damiano, box di Palma. Iaia Stefano, box di Palma. Passaro Marina, box Francavillese. Abruzzese Gianvito, box di Palma. Vi darei a salire sul ring tutti i tecnici. Grazie. Facciamo salire le nostre boxerine Giorgia e Anna Chiara.
procedere e cominciamo subito con il primo match. Buono spettacolo a tutti! Si cominciano a preparare all'angolo blu Punti Dario delle Fiamme Oro, mentre all'angolo rosso Cannaliere Giuseppe Team Unicorn. Prego boxerine. Potete scendere. Quattro secondi. Box. Fine prima ripresa.
Fuori secondi. Box. Inizio seconda ripresa. Bravo Giuseppe! Fuori secondi, inizio della terza e ultima ripresa. Thank you.
Bravo Giuseppe! Bravo Giuseppe! Bravo Giuseppe! Oh. E si è conclusa anche la terza ripresa, un applauso a questi atleti. Vince ai punti angolo rosso. Vai Giuseppe! Daniele Giuseppe, primo unico. Purtroppo siamo dovuti iniziare subito a causa dei motivi tecnici. Comunque ringraziamo il sindaco Antonello De Nuzzo, l'assessore dello sport Numa Maturo e il presidente del Consiglio regionale Maurizio Turno. E vi diamo a salire sul ring. Applauso alle nostre istituzioni. Prego, assessore. Buonasera a tutti. Una grande emozione stare qui oggi, anche se sono un po' sensibile allo sport del pugilato. Infatti muovevo un po' i piedi, mi muovevo per scansare io i colpi. Dicevo, una grande emozione perché finalmente abbiamo restituito alla città questo spazio all'aperto in primis.
e poi perché fare pugilato è un po' come affacciarsi alla vita, no? Ci vuole carattere, ci vuole prontezza, ci vuole oculatezza anche a schivare i colpi della vita. Perciò volevo fare i complimenti a tutto lo staff, alla scuola di pugilato, per l'impegno che hanno profuso per organizzare tutto questo, e grazie anche a voi che siete intervenuti, perché è bello condividere lo sport e condivisione. Grazie. Buonasera a tutti, io vorrei che vicino a me ci sia il maestro Di Palmo. Lo chiamo maestro perché oltre a essere un bellissimo sport è un'arte, e naturalmente insegnare un'arte bisogna essere maestri, e tu lo sei, ed è importante. Guardate, questi giorni state vedendo, no, quello che sta succedendo con tutti i problemi inerenti alle nuove generazioni, i comportamenti. Allora noi abbiamo bisogno di tanti maestri come Di Palmo, che non fanno altro che insegnare quello che è non solo l'arte della box, ma soprattutto insegnare a come comportarsi, perché la cosa più importante della box è il rapporto umano. Ecco, io vorrei che questo lavoro che il maestro Di Palmo fa quotidianamente con i nostri ragazzi dovremmo farlo anche noi genitori da casa, perché di solito noi purtroppo i nostri ragazzi li abbandoniamo perché siamo impegnati a tante altre cose da fare. Invece dovremmo recuperare lo spirito più importante, quello dello stare insieme, di insegnare quei valori che a noi ci hanno insegnato i genitori. Perciò devo solamente ringraziare in particolare il maestro Di Palmo per quello che fa. Poi devo ringraziare gli organizzatori, il tecnico, il tecnico, e naturalmente non posso non ringraziare la moglie del maestro Di Palmo, perché come si dice, senza le donne non si va da nessuna parte. Perciò vorrei che stessi qui sul ring. Vieni signora, vieni signora. La signora per noi, per l'assessore, per Numa, diciamo, è stato il nostro stalker, perché devo dire la verità, non credevamo insomma che noi si potesse arrivare in una, a questa bellissima piazza. E invece grazie alla stalkerizzazione della signora e soprattutto a questa bellissima, ecco, questo bellissimo sport, siamo arrivati ad organizzare questo bellissimo evento. Oggi Francavilla vede questo bellissimo evento qua, ce n'è un altro in piazza, fra poco comincia il jazz. Vuol dire, stiamo cercando dopo il periodo della pandemia di riappropriarci alle cose più belle, soprattutto alla parte più bella che ci ha lasciato il nostro signore, che è la natura e lo stare insieme. Perciò in bocca al lupo e grazie come amministrazione comunale, ma lo dico anche a grazie da parte della Regione Puglia che mi onoro di rappresentare. E naturalmente questo progetto non finisce qui, dobbiamo costruire e pensare a dei eventi che hanno sempre un valore sempre più alto, perché far venire qui tante persone è un orgoglio per noi francavillesi. Grazie. Facciamo parlare la mamma e anche la moglie del maestro. No, assolutamente no, il maestro so che di poche parole, invece tu sei una persona che... Allora dai, di qualcosa. E che devi dire? Allora, intanto ringrazio tutti voi che siete qua presenti e ci tengo a ringraziare davanti a tutti voi tutto lo staff del team Di Palmo, perché hanno collaborato tutti quanti gli allievi per questa organizzazione. Quindi grazie ed un applauso al mio team e a Michele che fa parte del team anche. Una targhetta consegnata al maestro Di Palmo per l'istituzione. Un applauso. Vorremmo consegnare un piccolo... Vabbè. Questo è da parte dello staff. Ah, vabbè. Ecco, noi adesso come amministrazione comunale abbiamo pensato di consegnare, ecco, a un personaggio che sta avendo successo, al figlio del maestro, che ormai è diventato un punto di riferimento per lo sport. Non solo pugliese, ma
anche a livello nazionale. Lo vorremmo qui sul ring, sicuramente non ci darà ammazzate, però vogliamo consegnarli, ecco, un piccolo ricordo. Dove stai? Di essere sempre amico, non si sa mai. Allora, vogliamo consegnerà, ecco, l'assessore Luna un piccolo pensiero da parte dell'amministrazione. Facciamo una foto. Che le cose più belle queste, noi un domani non saremo più pure, però fotografa ufficiale, ce la fai una bella foto? Oh, avvicinarsi, papà e mamma. Veramente complimenti per quello che fai. Adesso mi raccomando, hai una carriera davanti, anche perché il tuo tecnico, so che è il maestro Oliva, noi eravamo piccoli quando lo vedevamo alle Olimpiadi, no? Diciamo, combattere. Perciò in bocca al lupo per tutto, e soprattutto quando combatti non ti dimenticare di due cose fondamentali: la tua bellissima città e soprattutto i tuoi bellissimi genitori. In bocca al lupo per tutto. Alla tua città, no, devi dire, papà non parla mai, tu devi parlare, se no che facciamo? Qualcosa, ringrazio almeno questo bellissimo pubblico. Vai. Grazie a tutti! In poche parole, no, perché è arrivato più a combattere. Va bene, possiamo andare. Le sorprese non sono finite, maestro. Invito a salire sul palco Stefano Iaia e Damiano Di Noi. Questo qua è da parte dei ragazzi che ci tenevano a premiarla, perché lei non è soltanto un maestro, ma è anche un maestro di vita. Perché non esistono cattivi allievi, ma solo cattivi maestri. Prego. Adesso vorremmo invitare a salire sul palco il maestro e tecnico Salvatore Cupri, che senza di lui, i suoi consigli e la sua disponibilità, tutto questo... Prego. Io credo che tutti abbiamo bisogno degli altri. Allora, se io do una mano qua, significa lui mi dà una mano dall'altra parte. Perché nella vita è così, bisogna essere brave persone, darsi la mano e collaborare. Soprattutto quando non ci sono interessi economici, perché io vedo qua stasera tanta bella gente, no? Ne sono proprio felice, perché in effetti la nostra felicità è proprio quando si sale sul ring e si vede tanta gente. Noi lavoriamo per i ragazzi. Lui lavora per i ragazzi, io lavoro per i ragazzi, ricordo che sembrerà anche uno sport molto facile. No, non è vero, perché qua si corre per tirare pugni, si salta per tirare pugni, si fanno tante cose, poi alla fine finisce tutto sul ring. Però vi posso assicurare, è un insegnamento che si dà ai ragazzi, che tutti i ragazzi dovrebbero avere, perché entrare in una palestra dove c'è Rocco Di Palma, il ragazzo cambia, il ragazzo ha più coraggio, il bullismo, esiste questo bullismo perché poche persone fanno poco, noi facciamo tanto proprio contro il bullismo, solo se la gente viene in palestra, perché farsi di mente, farsi parlare. Dico, poi avere, collaborare con Rocco è così facile, perché dice sempre sì a quello che dico io, certe volte dico, ma non è che mi sta prendendo in giro? però è fortunato pure, come siamo fortunati tutti i maestri. Io dico, il campione si fa se c'è la famiglia, la palestra va avanti se c'è marito e moglie, e poi tutti i minoresti, perciò la donna soprattutto, e in questo caso... In questo caso, certo, credo che solo oggi con Pamela e Rocco ci siamo sentiti una quindicina di volte, tutti gli altri giorni 30-40 volte, e siamo sempre col sorriso, anche se c'è tanto lavoro da fare. Stare col sorriso, come si dice, riempio anche a voi col sorriso, e io dico,
viva il cucinato e viva la box, soprattutto viva la palestra di Rocco. Con immenso gratitudine al maestro Salvatore Cupri, grazie. Si educa con quello che si dice, ancor più con quello che si fa, ma molto di più quello che si è. La notte dei Caladoni. Grazie Rocco, grazie, grazie. Grazie Pamela, grazie. Allora, per il resto continuiamo dopo, andiamo avanti con i match. Angolo blu, Meraviglio Umberto, angolo rosso, Sternativo Filippo. Fuori secondi.
inizio seconda ripresa. Terza e ultima ripresa.
In contropari, bravissimi, si preparino angolo blu, piccolo Mariano, angolo rosso, Romanello e Giuseppe. Per ringraziare i nostri sponsor, Centro Service, Di Noi Arredamenti, Carlo Emanuele, figlio del dottor Porti, Borgo Pizza, Il Piacere del Gusto, Macelleria di Roberto, Barra Farmacia della Croce, Teocat, Balestra Termoidraulica, Impianti Elettrici, Ingegneri Mimmo. Questo incontro si svolgerà sulle tre riprese da un minuto e mezzo. Fuori secondi. Prima ripresa. Fine prima ripresa. Di nuovo applauso per le nostre boxerine. Fuori secondi. Inizio seconda ripresa.
fine seconda ripresa. Fuori secondi. Inizio terza e ultima ripresa. Termina così anche la terza ripresa, un applauso a questi ragazzi. Vince i punti, angolo rosso, Romanello. Si prepari, angolo blu, Belmogar, Amin, fiamme oro, angolo rosso, Patronella, Cristian, Vivere Solidari. Questo match si svolgerà in 3 riprese da 2 minuti. Facciamo entrare le nostre boxerine. Thank you.
pure i secondi. Inizio prima ripresa. Prima ripresa. Fuori secondi. Inizio seconda ripresa. Vinto, vieni qua.
Fine seconda ripresa. Fuori secondi. Fine terza ripresa. Vogliamo fare un applauso al pubblico di Francavilla, perché Francavilla c'è! Vince ai punti Angolo Rosso Padronella. Invito a salire sul ring il maestro Antonio Brillantino, trulli medagliato. Un applauso. Prego maestro, vuole dire qualcosa? Sono anni che collaboriamo insieme nel suo primo, questa è la prima collaborazione con i suoi divani, e sono onorato di essere a Francavilla, o dei parenti. Mia mamma è foggiana e veniamo da Caserta, quindi
abbiamo fatto un po' di strada, ma è sempre un piacere essere qui e collaborare con questo gruppo. Grazie. Io, come vi ho accennato prima, siamo tutte delle brave persone. Lui è ancora più bravo di quello che io penso. E ancora, come si dice, lui e la sua famiglia è la storia del pugilato italiano. Io, molto legato al papà, che è stato il primo e l'unico maestro che io ho sempre voluto salutarlo con il cuore. Ed è un motivo, adesso che stiamo iniziando di nuovo la grande, che ho invitato Antonio Brigantino proprio in riconoscimento di quello che loro hanno fatto per il pugilato, ma non in campagna, in italiano, prima lui e poi tutte le loro società. Io Antonio ti ringrazio di questo invito e mi riempi di gioia la tua presenza. A seguire si preparano Mazzarella Cristian Fiamme Oro contro Masiello Ciro, Vivere Solidario. Questo match si svolgerà nella distanza di 2 minuti, 3 riprese. Secondi, inizio prima ripresa. Fine prima ripresa. Approfitto per ringraziare nuovamente gli sponsor, Centro Service, Di Noi Arredamenti, Calò Emanuele e Figlio Autotrasporti, Borgo Pizza, Il Piacere del Gusto, Macelleria da Roberto, Parafarmacia della Croce, Teocart, Palestra Termoidraulica, Impianti Elettrici Cinieri Mimmo. Fuori secondi.
Inizio seconda ripresa. Seconda ripresa. Ringraziamo nuovamente gli sponsor di questa serata, Centro Service, Di Noi Arredamenti, Calò Emanuele e figlio Tuva Sporti, Borgo Pizza, Il Piacere del Gusto Macelleria da Roberto, Barra Farmacia della Croce, Teocart, Palestra Termoidraulica, Impianti Elettrici Cinieri Mimmo. Fuori secondi. Terza e ultima ripresa. Oh, man.
Termina così con questa terza ripresa, bravissimi. Applauso. Ringraziamo un'altra volta gli sponsor, Centro Service, Di Noi Arredamenti, Carlo Emanuele, figlio di Trasporti, Borgo Pizza, Piacere del Gusto, Macelleria da Roberto, Barra Farmacia della Croce, Teogar, Palestra Termoidraulica, Impianti Elettrici Cinieri Mini. Ai punti, angolo rosso, Masiello. Si preparino, errore, si preparino Roger Antonio e Baratti Alfonso. Fuori secondi. Inizio prima ripresa. Fine prima ripresa.
Fuori secondi. Inizio seconda ripresa. Seconda ripresa. Un applauso alle nostre bellissime boxerine, Giorgia e Anna Chiara. Ringraziamo gli sponsor Centro Service, Di Noi Arredamenti, Calò Emanuele, Figlio e Trasporti, Borgo Pizza, Il Piacere del Gusto, Macelleria da Roberto, Parafarmacia della Croce, Teocart, Palestra termoidraulica, impianti elettrici, Cinieri Mimmo. Fuori secondi. Inizio terza e ultima ripresa.
festa. Ringraziamo nuovamente gli sponsor, Centro Service, Di Noi Arredamenti, Carlo Emanuele e Figlio Autotrasporti, Borgo Pizza, Piacere del Gusto, Macelleria da Roberto, Bar Farmacia della Croce, Leocard, Palestra Termoidraulica, Impianti Elettrici, Cinieri Mini. Incontro pari. Preparano abruzzese e leggeri. Fuori secondi, un attimo, manca il commissario. Fine prima ripresa.
Ringraziamo il nostro sponsor Centro Service, di noi Arredamenti, Carlo Emanuele, figlio dello Sporti, Borgo Pizza, il piacere del gusto, macelleria dell'Alberto, Parafarmacia della Croce, Teocard, palestra termoidraulica, impianti elettrici, ingegneri di vita. Fuori secondi. Thank you.
Vince ai punti angolo rosso abruzzese. Perché facciamo questa esibizione? Perché voi sapete, il campione italiano è venuto poi da poco dai campionati europei ed è andato benissimo davvero 4 mesi di lavoro, un lavoro duro e soprattutto in dialetto povero dice senza mangiare. Perché voi vedete il fisico che si è fatto, è stato indietro, ha fatto il peso inferiore e dobbiamo dire forza Francesco. Siccome non siamo riusciti a trovare l'avversario, perché il problema qual è del nostro sport come tutti gli altri sport individuali? Quando uno si comincia a conoscere che è forte, difficilmente vengono per incontrare avversari, se non ai campionati. E allora siccome abbiamo anche il vice campione italiano, Bozza Gabriele, gli facciamo fare un'esibizione per farsi vedere al suo pubblico, al pubblico di Francesco, a voi che comunque sul ring ci sanno stare. Buon divertimento! Prima ripresa. Seconda ripresa. Thank you.
Signori, vi ricordo che è solo un'esibizione, i pugili stanno andando solo al 30%. Ultima ripresa. Bravissimi ragazzi! Questa è la box che ci piace. Si preparino Moccia, Rizzo, Emily e Passaro Marina, la box Frank Villese. Lavoriamo per lo sport, lavoriamo per questa disciplina sportiva, è una delle più affascinanti, quindi insegniamo prima a comportarsi bene, a essere uomini, a essere umili e poi tutto il resto. Bravo! Penso che io sono un po' mortificato, ragazzi, perché dopo mi rendo conto quando vedo questi ragazzi qua che crescono, dico mamma mia, io quanti anni ho, sto diventando vecchietto, gli anni passano, dopo 50 anni, ok, però mi sento bene. Una bella serata, ricordo tante battaglie con Rocco, è stato un gladiatore, un guerriero, tante soddisfazioni, tante emozioni, grande. Tra
Francesco vi dirà almeno grazie, dai. Grazie a tutti. Ringraziamo nuovamente gli sponsor, Centro Service, Di Noi Arredamenti, Calò Emanuele, Video e Trasporti, Borgo Pizza, Il Piacere del Gusto, Macelleria da Roberto, Parafarmacia della Croce, Leogar, Balestra Termo Idraulica, Impianti Elettrici, Ciniere Mimo. Il ringraziamento va alla Protezione Civile, Croci, Varci, Francavilla Fontana di San Pietro Bosco. Ringraziamo anche Camillo Palestra per l'aiuto che ci ha dato per fare questo evento. Questo match si svolgerà nella distanza di 2 minuti in 3 riprese. Fuori secondi, inizio prima ripresa. Fine prima ripresa. Un applauso a queste boxerine. Non abbiamo sentito. Fuori secondi. Sì.
seconda ripresa. Fine seconda ripresa. Signore, vogliamo fare un applauso a queste brave atlete? Fuori secondi. Fine terza ripresa.
pari, Gatita, Bogdan e Gabrioli Andrea. Vince ai punti angolo rosso Massaro. Invitiamo sul ring il maestro Fiore insieme al maestro Cupri per parlarvi di un importante progetto. Vabbè, tanto non c'è bisogno neanche di leggere, perché non sono abituato a leggere, forse qualche volta a scrivere. Noi perché vogliamo fare questa cosa qua? Stiamo facendo la società Primus, insieme al maestro Fiore e al sottoscritto, una bella iniziativa, e forse è la prima volta nella storia del pugilato mondiale italiano, però solo in America si fanno certe cose. Infatti, che cosa succederà il 22 alla Masseria Lanoglia, dove tutte le settimane c'è una grossa discoteca, è una bella zona, è bello, c'è il verde, bisogna divertirsi. Ci saranno 12 match interregionali con le Fiamme Oro, poi ci sarà il cabaret, si ballerà, ci sarà da mangiare, compreso tutte nelle 15 euro per entrare col biglietto. Perché le 15 euro? E le 15 euro, dai, vi posso assicurare che delle 15 euro che loro prenderanno dai biglietti, chi sta organizzando, io credo che però lei deve salire sul ring, se no io mi sto zitto, deve salire sul ring, l'organizzatrice deve salire sul ring. Dove sta? È scappata? No, dove sta? Devi salire sul ring. Perché vi dico questo? Perché tutti quando pensano di queste cose dice c'è da guadagnare qualcosa. Io vi posso assicurare che chi sta organizzando sta solo rimettendo, perché pagheranno tutto loro, tutto quello che saranno i costi. E il ricavato delle 15 euro ed è la prima volta, e io dico a livello italiano di sicuro, spero che ci siano 1500 persone. Cosa ha deciso la società Primus? Ha deciso che saranno divisi tra la polisportiva Libera e Solidale, Team Cupri e la Box Fiore. E non fate un applauso, caspita! Non perché io sono parte interessato, è la prima volta che qualcuno mi dice ti devo dare qualcosa. Guarda, non mi ha dato mai niente di sciuro, nessuno, non ho mai avuto sponsor, l'ho avuto solo una volta e sono stati sempre loro, davanti abbiamo organizzato al Bar Piramide. Questa è la seconda volta che loro mi fanno queste premiazioni. Loro che cosa premiano? Premiano la nostra capacità di mantenere ancora in piedi le palestre, di spendere tutti questi soldi per questi ragazzi, e vi posso assicurare che la serata di oggi costerà poco, costerà 2000 euro, per tutte quelle cose che si fanno, costerà poco, e i ragazzi stanno solo prendendo 20 euro, 30 euro, che non tutte le volte le prendono, perché in questo caso c'è stato lo sponsor, è Rocco, siccome non si può mettere niente in tasca, e qui voglio un applauso, sta facendo un regalino ai ragazzi, dite 20 euro, 30 euro, questo è un regalino per i ragazzi. E non succede tutte le volte, Allora dico, come non dire che questa è proprio una cosa bella, che questa iniziativa bisogna davvero partecipare in massa per farvi dire che le cose funzionano, anche noi siamo capaci di organizzare. Grazie. Adesso noi possiamo dire qualcosa, lei la deve dire per forza. Allora, buonasera.
dato tanto, hanno dato la loro vita per questi ragazzi, per tenerli nelle loro palestre piuttosto che lasciarli in mezzo alle strade. Ed è la cosa più bella che abbiano potuto fare nella vita, rimettendoci soldi di tasca loro. Questa iniziativa nasce per far sì che questi due maestri, che non sono solo maestri sportivi ma maestri di vita, possano continuare il loro operato, perché comunque le spese ci sono lo stesso. Allora abbiamo creato una serata per far divertire tutti i presenti, per farli mangiare, per farli bere, ma per riportare la box nei grandi salotti, ed è quello che rifaremo. Io vi aspetto tutti e sappiate che ognuno di voi può contribuire a quello che è il nostro progetto. Vi aspetto e lascio la parola al maestro Fiore. Io devo ringraziare la Primus nella persona della signora Kristen, che ci ha dato questa opportunità. E come diceva il maestro Cumbi, è la prima volta che noi possiamo fare un'organizzazione del genere. Praticamente siamo orgogliosi di poter ospitare tutti i nostri ragazzi sempre nelle nostre palestre, dare il massimo anche ai ragazzi che non possono pagare la renta. Noi li accogliamo nelle nostre palestre e diamo il nostro aiuto, il nostro contributo a togliere questi ragazzi dal mezzo alla strada. E ce ne sono tanti ancora. Purtroppo il problema è riuscire a toglierli. Molte volte non è facile parlare, si vedono tanti ragazzi in mezzo alla strada che fanno tante di quelle cose che non dovrebbero fare, però se potessero avvicinarsi nelle nostre palestre, e qui certe volte anche la famiglia dovrebbe essere cosciente di poter fare qualcosa per i loro figli. Grazie a Dio ci sono i ragazzi che vengono e ci danno delle grandi soddisfazioni. E poi devo dire grazie al maestro Cupri, che in tutti questi anni noi stiamo qui grazie a lui, perché ci ha fatto crescere tutti i nostri ragazzi, compreso mio figlio che è 4 volte campione d'Italia e medaglia di bronzo europeo quest'anno. Se non fosse stato per il maestro Cupri, molto probabilmente non saremmo arrivati a questo livello. Per cui grazie tantissimo al caro fratello maestro, a Christer, che ci ha preso a cuore per questa grande manifestazione, e grazie a tutti voi per averci ascoltato. Spero che possiate venire tanti. Grazie. Devi dire qualcosa. Voi sapete che noi siamo fratelli? Davvero? No, scherzate. Abbiamo fatto una vita insieme. Praticamente nella box si chiamava la Rudy Galoppa. Lui veniva da Francavilla con l'acqua, con la neve, con il sole, con un poverino che aveva 2 marce, no? 2 marce. E io andavo da Montegliasi. Praticamente in quella palestra entravamo io e lui, non c'era nessuno di Grottaglio, nessuno. Però con l'acqua, con la neve, lui viaggiavo col poterino, tante quelle volte io Grottaglio e Montegliasi l'ho fatto a piedi. Però ne sono felice, perché grazie a questa cosa io sono ancora sul ring a 68 anni, perché sono un po' più vecchio di lui, e grido, parlo e salto. Devi dire qualcosa, Corvino. Allora, penso che tutta la gente che sta qua è interessata al pugilato, che non sia gente di passaggio, che è l'interesse del pugilato. Vorrei annunciare qualcosa anche del passato. Abbiamo fatto il primo match di pugilato professionisti a Francavilla con Rocco Di Palmo un po' di anni fa. Adesso ne vorrei fare un altro, il primo match di pugilato professionisti a Francavilla con una ragazza. Purtroppo non ci sono state le possibilità e noi sabato prossimo andiamo a Barcellona, primo esordio al professionismo da Garganese Cristina Garganese. Cristina, vieni qua, vieni! La dottoressa Cristina Garganese. Quindi so che stiamo facendo una buona preparazione. Incontreremo la vice campionessa d'Europa, andremo fiduciosi. La settimana prossima ci
ci sentiamo, metteremo qualche annuncio. Sì, ci stiamo preparando per questo match molto importante, penso l'esordio è qualcosa di grande sia per me che per il mio maestro che mi ha cresciuta. E niente, daremo il massimo come sempre. Grazie. Grazie a tutti voi. I pugili possono salire. Fuori secondi. Prima ripresa. Prima ripresa. Fuori secondi. Inizio seconda ripresa. Thank you.
seconda ripresa. Si preparino dopo Miglietta, Roberto, Vivere Solidale, Angolo Blu, Masha, Cristian, team di Palmo. Fuori secondi. Terza e ultima ripresa. Vince ai punti Angolo Rosso Caprioli. Sul ring Masha Cristian contro Miglietta Roberto.
fuori secondi. Inizio, prima ripresa. Ripresa. Fuori secondi. Seconda ripresa. Seconda ripresa. Si prepari di noi Damiano e buon Andrea. Secondi. Seconda
terza e ultima ripresa. Thank you.
difesa. Fuori secondi. Seconda ripresa. Fuori secondi. Terza e ultima ripresa. Stop!
ragazzi. Ringraziamento agli sponsor, Centro Service, Di Maio Arredamenti, Calò Emanuele, figlio autotrasporti, Borgo Pizza, Piacere del Gusto, Macelleria da Roberto, Ara Farmacia della Croce, Teogar, Palestra Termo Idraulica, Pianti Elettrici, Ingegneri Mimmo. Vince ai punti angolo rosso Damiano Inori. Si preparano Stefano Iaia e Boccalini Cicala Tennis. Sui pugili match della serata. Fuori secondi, inizio prima ripresa.
Francavilla, ci sei? Fuori secondi. Seconda ripresa. Fuori secondi. Terza e ultima ripresa. Terminata la terza ripresa, ringraziamo ancora un'altra volta gli sponsor. Centro Service, Di Noi Arredamenti, Calò Emanuele e Figlio Trasporti, Borgo Pizza, Officiere del Gusto, Macelleria da Roberto, Parafarmacia della Croce, Teogar, Palestra Termoidraulica, Impianti Elettrici e Edimini.
vince ai punti angolo rosso Stefano Iaia. Questa è sportività. Partecipato a questo splendido evento, all'anno prossimo!